Questo weekend affronteremo il Serena Volley che ha un punto in meno di noi in classifica. Loro hanno vinto 2 partite su 5 e niente, sarà interessante vedere cosa riusciamo ad ottenere in casa loro, visto che finora abbiamo fatto soltanto una partita fuori casa e devo dire che questa partita non abbiamo affatto giocato bene. Vediamo se il fattore campo ci dice un po' meglio in questa trasferta. Tra l'altro, la trasferta è in Bergamo, quindi nella mia provincia. Conosco molto bene l'allenatore e pertanto sarà un bel confronto. Abbiamo fortunatamente qualche rientro dagli infortuni. Mihojkovic è rientrata a partire da mercoledì. Salvetti, anche lei è rientrata praticamente oggi ad allenarsi e pertanto andiamo un po' a ripianificare il sestetto con i ruoli più o meno definitivi. Pertanto sono ben fiducioso, stiamo lavorando molto bene per quanto riguarda il servizio e abbiamo fatto un grosso lavoro anche ricezione, sono un po' i due fondamentali che ci sta dando qualche problema, soprattutto la ricezione, legato chiaramente anche, oltre che a un fattore tecnico, ad una questione di carattere di personalità, visto la giovane età delle ragazze, ma è altresì vero che comunque è in questa fase che loro devono riuscire ad anticipare quello che è una traiettoria del salto float che è sempre molto tesa, avere il coraggio di andare sulla palla, avere la sprontatezza di andare sulla palla chiamandola forte, anticipando l'eventuale compagna nella zona di conflitto. E qui in questo fondamentale qui che dobbiamo imparare, ed è l'età giusta per imparare a resettare dopo un errore. Purtroppo nel femminile questa incapacità di resettare dopo un errore è sempre molto complicato ed è una cosa sulla quale noi dobbiamo assolutamente lavorare e chiaramente queste cose si allenano e si lavorano soprattutto nelle fasi di gioco, partite vere, perché poi gli aspetti emotivi è sempre molto difficile allenarli in palestra e questo fattore di incertezza è comunque derivato dalla tensione di gara. Pertanto, niente, abbiamo lavorato abbastanza bene in settimana, sono contento, le ragazze stanno reagendo, stiamo pian piano venendo fuori da un periodo un po' buio, un po' stanche. Oggi l'ho vista molto bene, stasera, ad allenarsi con molta attenzione. Domani faremo un ultimo allenamento più legato a quello che sarà un po' gli attacchi, la combinazione di attacchi e pertanto vediamo come ce la caviamo.